十元無十元無五行のすり切れ、カイジャリ水魚の水魚松、雲来松、風来松、クーネルところに住むところ、ヤブラ工事のブラ工事、パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリン台、グーリン台のポンポコビーポンポコナーの超救命の長助。Ma buonasera, vedo che siete in ansia di iniziare. Ma buonasera, c'ho il green screen che mi flicca un sacco. Benvenuti e buonasera. Bene, un altro da far fuori subito. Arrivo. Anna. Questi bot. Eccoci qua. Buonasera, buonasera, ben arrivati. Tutto bene? Come state? Mi devo anche smutare. E attivare il gioco. Allora. Grazie mille per il follow e soprattutto per la fiducia, Vincenza. Thomas, ci pensi tu? Lo devo fare io? No, ma infatti già si vede. Perfetto. Tranquillo, tranquillo. Allora, fatemi scendere giù. Eccoci. Buonasera. Buonasera. Buonasera.
Moscia, moscia. Se buonasera, devo passare l'audio. Ok. Ci scaldiamo già le dita, quanto pare, nella chat. Sì, guarda, sono partite alla grandissima. Questo Sì, più che altro in questo periodo va così, con periodo è allucinante. soprattutto con quel nickname. Escono dalle pareti. Sì, praticamente sì. Ben arrivati a tutti a questa nuova avventura. Praticamente siamo in blind completa. Quindi vediamo come va, che se eventualmente, se piace, possiamo anche fare gli altri. È Vediamo come va a notte. finire questo intanto. Perché allora io sinceramente. Spiegare come dove Infatti. siamo in tre? Sì, infatti stavo spiegando perché siamo in tre. Ciao Siamo in tre Barze. perché principalmente. Ciao Barze! Perché Ciao Barze. principalmente non so come la mia testa bacata aveva visto che si poteva giocare in 4, 2 e 2. E quindi ho detto: oh ragazzi, perfetto, domani facciamo questo e facciamo in coop. Quindi due da una parte e due dall'altra. Invece no, invece ci sono uno da una parte e uno dall'altra. Quindi la voce fuori campo è Thomas che farà da Oracle come capita con Phasmophobia. L'arbitro. Quindi è il suggerimento, è l'aiuto da casa, diciamo Esatto. così. Sono l'osservatore, perché siamo nel Esatto, sì. motif della Disney. Che bello. Comunque, Quindi Eru, dimmi pure quando. c'è Vincenza che chiede se tu sei un collega di Weird Kiwi. Mi si spiega no, così. no, no. Non so chi sia. Sono un suo follower, ma non sono un collega. Diciamo che faccio lo streamer a tempo perso. Modello anch'io in 3D, ma lei anima in 3D, credo. Ah, Se ouais. non erro. Lei sì, e fa animazioni in 3D. Bello. Nel frattempo Vincenzo ti spamma un po' i social del nostro streamer, così nel caso ti chiedano un Grazie, po' di grazie lavori. Thomas. Yeah, Jomic. Se... Grazie mille. Allora, come la chiamiamo la stanza? Ce la faremo di nuovo come su Forte Ormai è il King. nostro nome di nostro cavallo di battaglia. Se non ce la facciamo qua, guarda, io Ma so lo cosa streami anche dire. su Discord così vedo senza delay. Stremo io? Ok, per me è Oh, indifferente. vabbè. Ma Ma buonasera, signorina buonasera! Gas! Ciao Giulia, buonasera. Ci vuole un'introduzione appropriata. Allora, intanto Sandro, poi quando sarà che mi devi streamare, me lo dici che troviamo un punto sulla schermata. E streamo la tua visione. Che cos'è? Allora, questo gioco è un gioco in cooperazione dove dobbiamo svolgere gli enigmi assieme. Quindi quello che lui vede dalla sua parte sono indizi per risolvere l'enigma dalla mia parte o viceversa. O fare Ok, con gli giochi in assieme. cooperation. Mi ridiresti a password per favore? Oh, me lo scrivi, non so. Non Dipende chi te lo scrive. credo proprio, tutto Ok. minuscolo e tutto staccato. Staccato stavolta, vedi? Perché Come stai, Giulia? Sono a posto? Pronta per il weekend? c'era. Come password disincrociato? Non credo proprio. Ho la scritta sbagliata. Ma la fai, stai facendo tutto minuscolo, staccato, Sì, non. tutto minuscolo staccato. Non credo proprio. Partiamo alla grandissima, ragazzi. Partiamo Già. veramente alla grandissima. Non penso proprio. Non penso. Vedi. Ecco. Salve! Salve. Qui qualcuno ha sbagliato a scrivere, insomma. Ma chissà! No. Ma! Allora, piano.
Ma aspetta, chiudo il player della live così. Stremo anche io. Ok, anche se non ho la possibilità di vedere due streaming contemporanei su Discord. Ok. Sì, dovresti vedere i due streaming. Credo sì. Non so come credo riesco. Se clicchi sull'occhietto col più, dovresti vedere. Questo che ha fatto mi ricorda molto Quick Drill che mando su Instagram. È una funzione che non ho usato, però come faccio a metterli uno di fianco all'altro? Perché adesso vedo il tuo grande e quello di Sandro piccolino nella lista insieme a voi due. Dovresti mettere dove sono i quadratini. Allora più cattura schermo, cattura. Ero che una volta entrati dobbiamo mutarci, che se no I know. What's about you guys? Vediamo come meglio. Sì. Però dai. Molto meglio. Discord. Un po' di mal di testa. Instagram. Ho dovuto al lavoro che ho fatto oggi. La bellissima cosa che ho fatto. Eros è sparito, dice Giulia. Lo so. Io in questo momento non sto vedendo la live, sto vedendo direttamente da Discord, quindi non vedo. Penso che la metterò qua, la schermata di Sandro. Potrei effettivamente farla andare. In basso a sinistra. Ok, sì. Lascio una. Quindi, ready? Go! Here we go! No, così copro però i miei social. In alto a sinistra? In alto a... Provo a mettere in alto a sinistra dopo una cosa. A meno che non fai metà schermo te, metà sotto, tipo come i vecchi giochi con la divisione. Madonna. Split screen. Mamma mia, li ho sempre odiati quegli split screen. Dovevi mettere una striscia di cartone o qualcosa per coprire la schermata sotto, se no finivi inevitabilmente a guardare. Mi muto. Faccio presente alla live che in questo momento vedo 4 volte il gioco, perché lo vedo nella live a sinistra e anche a destra. Noterete che la schermata di Sandro va leggermente più lento perché... non avendo una connessione della Madonna, ha qualche frame in meno. Salutiamo la bella connessione di Sandro. Ciao, 20 mega. Quindi siamo degli scrittori che siamo in montagna. Abbiamo trovato che questa bello. Chiesa. L'Alaska può essere. Penso. Un maniero. Sì. Sono degli storyboard praticamente. Praticamente sono arrivati a coso? A North London. È vero? O no? Barze, dove hai lasciato il segno? Esatto. Sono malmenato. Fare entra, quindi. Per terza quello che mi. È la cattedrale, sì, esatto. Ok, sistemo. Wow, amnesia. Vado un messaggio. Mamma mia, Sandro, sto vedendo cosa c'è dall'altra parte, mi stanno venendo i brividi. Mi muto. Ah, non so se mi ha mutato su. In questo momento io ti sento da disco. Sì, perché siccome devo parlargli da. Essere qua. Sento solo te perché Sandro è mutato, giustamente. Sì. Sandro, mi senti? Toro 1, Toro 2, rispondi.
giuro che sto rispondendo con la radio, Runner. Sente anche il blip, quindi... Prova adesso. Sandro? Io parlo, ma non... Tu, Sandro, lo senti però, Runner, che parla? La radio? Non è mutato su Discord, quindi per forza lo sento. No, ma la radio, cioè, senti che sta parlando attraverso la radio o senti solo Discord? Sento solo Discord, vero. Allora non state parlando via radio, non stanno... Questo talk vi è... Usa l'audio del microfono. Non è là, Sandro. Che stai facendo? Stavo sistemando i controlli, semplicemente. Ma poi tu, Sandro, non dovresti mutare Runner su Discord? Molto semplicemente me. Microfono, sì, c'è, è giusto. Ma se parla prima sulla radio, non dovresti sentire lui che parla su Discord. O sbaglio? Come su Phasmo? Su Phasmo... perché Runner Answer non è metodo di parlare con me. Teoricamente, se io parlo dalla radio, dovessi sentirmi, non dovessi sentirmi la Discord, tu. Esatto. Anche perché non lo vedo neanche che alza la radio. Sì. Adesso ti ho sentito. Ok. Beh. Salve. Allora, io ho trovato qua sul muro una cosa che ho scritto: The answer lies. Ok. Invece ho... non è... Descrivimi dove ti trovi e cosa sta succedendo, perché... Allora, è presente... Praticamente ho un... Perché, per esempio, vabbè, io c'ho una porta qui, devo, penso, passare. Sì, sì, esattamente, è chiusa. Ho una mappa dove ci sono degli occhi e dei simboli, quindi credo lì dovremmo fare qualcosa. Dei libri, vediamo. Un libro con dei simboli che credo di dover decifrare. Perfetto. Ok, allora. Un altro libro. Sempre con dei simboli. Bene. Ho un libro con scritto Between the Eyes, scritto con sangue o rossetto. Una mappa. Bene. Quindi. Dovrei forse dirti dove sono? Allora, io praticamente ti dico soltanto dove mi trovo, cosa ho intorno, perché adesso a me la stanza è leggermente piccola. Aspetti. No, sbagliato. Allora, io praticamente adesso ho una porta con due lanterne davanti, chiusa. E alle spalle della porta, sulla sua destra, c'è sto muro con scritta col sangue The Answer Lies. C'è un candelabro, una libreria capovolta, dei libri, e se vado in giro praticamente non ho nient'altro. Ma te answer lies nel senso che la risposta mente o che la risposta giace? Perché in questo momento ho un po' di problemi a tradurre la frase. Penso sia la risposta mente. Ok. Parlando dalla radio ero molto... Aspetta, ho trovato una cosa. Sandro? No. Sandro, mi senti? Sandro? Sandro 1 a casa 1 per uno storno. Sandro 1 a casa 1 per uno storno.
Eccomi. No, più che altro non sento Eru dalla radio. Come fino a mo' abbiamo parlato. Fino a mo' abbiamo parlato. Scusa, fino a mo' abbiamo parlato. No. Ma è in Discord. Aspetta. Aspetta. Perché un secondo solo. Mi senti dalla radio adesso, vero? Da dove stai parlando adesso? Sei mutato su Discord? Che non lo vedo. Non è mutato su Discord. Ora è mutato su Discord. Non ti sento. Domanda, la radio non ha canali e robe varie, è una cosa singola? Perché allora sto alzando i volumi, tipo non lo so, magari dei comandi robe vari, perché vedo la manopola e tutto, ma non so se è semplicemente estetico o se veramente c'è tipo un channel switch di qualche tipo. Mi senti? Andro? Quello che oggi abbiamo provato. Ciao Will! Il bello che oggi abbiamo provato, così per vedere, funzionava tutto. Vogliamo provare a riuscire a rifare da capo? Più che altro capire come mai non stanno funzionando le radio, perché se lo rifate da capo penso che ti ritorni lo stesso problema. No, può essere che sia buggato. Ah. Come stai, Will? Lo conosci questo gioco? Se no ti spieghiamo di cosa si tratta. Ciao, Will. Benvenuto. Ciao, Will. Non credo proprio. Sono appena arrivato, non conosco. Ok, praticamente questo è un gioco Enigmi, dove praticamente ci dobbiamo aiutare a vicenda, in questo caso con Sandro. Infatti è proprio bello questo, c'è scritto ce la faremo, non credo proprio, perché io e Sandro potevo dialogare. Credo, Sandro, non credo, non penso. Non credo. Perché prima era penso. Eh sì, lo so, io infatti. Era per confondermi. E quindi c'è questa jolly cooperation per cercare di scoprire questi enigmi. Già adesso abbiamo problemi con la radio, figurati. O no, non con Sandro. Dai, Will. Praticamente praticamente Will e Sandro e Runner sono in due posti diversi e per andare avanti devono cooperare in base a quello che hanno intorno a loro. Tipo da una parte ci sono indizi per fare una cosa da Runner e da Runner ci sono degli indizi per fare delle cose da Sandro. Più o meno così. Vabbè, Skipper l'abbiamo già vista. Allora, prendo la radio. Sì. Okay. Va bene. Mi muto. Da dove stai parlando? Discord, adesso mi muto un attimo. Non ti stiamo sentendo in questo momento. Sandro, le opzioni e robe varie le hai controllate, le impostate tutto sicuro. E non c'era da mettere anche il microfono nelle opzioni, tipo selezionare il dispositivo di audio, robe varie? No, c'è le... Allora, io l'audio nelle cuffie lo sento. No, tipo che mi manca su Discord che puoi selezionare quale fonte audio usare come microfono, quale fonte audio utilizzare per le cuffie, che magari non lo so. No, quello non. Allora, l'unica cosa che ho da ho il microfono e basta. Guarda anche quello lì, Sandro, l'audio device, che magari non hai l'impostazione giusta, forse. Perché è strano che né tu né lui si sentano a vicenda, perché se uno dei due, l'altro dovrebbe sentirsi. Ma entrambi che non sentono il parlato. Oh, se no parliamo da Discord, che cazzo devo dire? Sì. Sandro, mi senti?
pulsante che si muove, però non sento che parla. Sandro. Stavo provando a usare la radio, vedo, ma non. Mi sono sbuttato da Discord. Ok, parliamo da. Parliamo da qua, perfetto. Quando usavi la radio non si stava illuminando la lucina sopra, o sbaglio? Allora, in una determinata zona della stanza non mi si illuminava, ma andavo in un'altra, mi si illuminava, tentavo di parlare e evidentemente voi non mi sentivate lo stesso. Non è che dovete essere nello stesso punto, che funziona solo in punti determinati del... Non penso, perché oggi abbiamo provato, funzionava. Ed ero da questa parte qui della stanza, quindi... Secondo me era proprio da chiudere e riaprire il gioco, non so perché. No, c'è cosa. Vabbè, abbiamo Discord, siamo... dice trasmettenti super magiche ad alta frequenza. Vabbè, allora ho trovato una cosa. Ho trovato una cosa che c'è sul muro e c'ha dei vari simboli. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok, va bene. Ok, allora i simboli sono tipo una M, una A con sotto la stanghetta della A c'è un'altra dritta tipo I. Poi sembra il bacio di Poseidone stilizzato. Sì, ok. C'è... Ok. Non allora, lo so, provo a dirti... Ok. Io ho questo foglio di carta appeso al muro dove ci sono a lato degli occhi colorati azzurri, rossi e verdi. Okay. Sopra c'è il classico occhio di Dio, il triangolo con l'occhio in mezzo. E, e tra le due colonne di occhi ce ne sono altre due dei simboli che mi hai detto, ma ce ne sono anche altri, per esempio uno è un cerchio con una X, sì. Ok, c'è anche quello, sì, o se no una sottospecie di S, una S. Beh, con altre due la simboletti. La cosa più ovvia mi sembra vedere che simboli ha Erroner e vedere esattamente, sì. Qualcuno se segno io. Potresti farlo tu, Thomas, se hai carta e penna, sì. Sì, allora. Sì, metto qua davanti, ok. E poi, tra l'altro, sopra questo, dove c'è questa parete, praticamente ho due occhi, uno rosso a sinistra e uno verde a destra. Ok. E sono solo in questa stanza. Uno. Guardare. Ok. Allora, io ti dico in ordine da sinistra verso destra, come se stessi leggendo normalmente. Ah, ma mi fa anche interagire. Okay. No, ma tanto ti lascio scrivere. Allora... Pensavo che li dicevate uno a uno. Praticamente, il primo simbolo da partire da sinistra è quello con il cerchio in mezzo, la X e una I. Tutto insieme. Ok, e qua mi dà occhio verde. Se devo riconnetterlo. Sì, occhio verde. Ok, quello del 3 in orizzontale che guarda verso l'alto con la I che scende praticamente in mezzo alla del il bacio di Poseidone stilizzato. Ok, perfetto. Ok. Perché qua ne ho uno con l'occhio rosso e uno con l'occhio blu. Forse i simboli sono perfettamente uguali, Sandro? Sì, non cambiano, perché anche prima era successo con quello precedente, due occhi verdi, sempre stesso simbolo, o per altri uno rosso e uno blu, quindi dubito possa essere così. Allora, no, che non vorrei che siano due molto simili. Perché... Quello che io ho qua attorno, ci sono dei libri. No, però i simboli non combaciano. Finiamo di trascrivere i vari simboli, però. Vediamo di fare una cosa alla volta. Certo. Poi c'è quella A famosa che ti ho detto. Quindi cosa metto? Occhio di che colore per il pacio di Poseidone? Metti rosso e blu, perché... Trave. Rosso, oppure... Ok. Prossimo. La A con quello per l'esempio. Con la T in mezzo. Quella T in mezzo, sì, con la terza gamba. Sono entrambi blu. Ok. Occhio blu. Occhio che questa è una Z
girata a 45 gradi, nel senso orario. Sì. Allora, dopo le due stanghette, oltre a quella centrale, ce ne sono altre due oppure no? No, 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 è come se fosse una Z. Tre segmenti, perfetto. In questo caso sono entrambi rossi. Ok. Poi abbiamo la N, con piedino che sporge. Mi sembra più un tacco, la scarpa col tacco. Ok, sì. Allora, in questo caso sono blu e rosso. Ok. La X col cerchio. La X col cerchio sono rosso e blu. Ma da te, Sandro, sono proprio uguali, identici, non c'è una mini. Sì, 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 quelli sono i simboli, non cambiano. Perché tipo. Sono. Non cambiano neanche di orientazione, quella è. Ok. Poi abbiamo la X col cerchio. Questo l'ho detto prima. Sì, rosso e blu. Ok. Adesso l'altra è diciamo il simbolo di. Aspetta. Sì, ho visto, Thomas. Il simbolo di una valvola. Dai. Il simbolo dell'infinito con due stanghette che scendono. Esatto, sì. Perfetto. Perché quelli io nei progetti idraulici. Lo so molto bene. Ho fatto le superiori. Allora, in questo caso il simbolo dell'infinito con due stanghette è verde e rosso. Okay. La M di Mario. Blu e verde. Ok. E qua adesso abbiamo praticamente la Z di prima, però con le due altre due. Lo Stomps, praticamente, sì. Ah, cazzo, è vero, è vero, è vero. Allora, in questo caso lo Stomps è verde e verde. Verde. Ok, perfetto, ce li ho. Quindi, allora, se io adesso provo a schiacciare, abbiamo detto quello con la X. Beh, Thomas, volendo tu, senza che lo scrivi a mano ogni volta, hai il click sul nome nella modalità moderatore di panni. Ah, ok, sì, vero. Allora, schiaccio. Io qua ho un. Come si chiamano i dischi quelli da mettere nelle cineprese? Le bobine. La bobina, ecco, mi viene la parola, grazie. Spavento. La bobina da mettere nel piano superiore, dopo devo vedere che cos'è. C'ho una mappa e non mi dice dove sono, ma devo un attimo indovinare, capire, quindi sempre che questo. Aspetta un attimo, perché adesso sto schiacciando i pulsanti. E mi dice, praticamente quando schiaccio mi fa, vabbè se sbaglio ovviamente, mi dà mi fa la musichetta. Thomas, dimmi i, siccome qua abbiamo un pulsante, abbiamo l'occhio rosso e l'occhio verde. Abbiamo l'occhio rosso e l'occhio verde, cosa abbiamo con il rosso? Rosso, il primo della lista è il Poseidone. Ok, poi? La Z diagonale. No, me lo dai, mi dai errore. E se alterniamo rosso-verde, rosso-verde, rosso-verde? In quel caso sarebbe il cerchio X con la I in mezzo. Il 3 orizzontale bacio di Poseidone. Ok. No, mi da. Allora aspetta, hai detto quello con la X il cerchio. Era giusto quello con la I, il primo. No, mi da errore. Però devo cercare qualcos'altro. Grazie mille, Balzo. Anche dalle impostazioni c'è il tasto. Ecco, operatori, finito. Ah, perfetto. Questo è il mio bello, cioè Barze è schillatissimo. Barze, mamma mia. Allora, c'è una leva, come da tradizione tocco. Cosa succede? L'altra leva! Tenne una musichetta.
sto cercando di capire. Luna, c'è qualcos'altro? Oh no, aspetta. Che sto guardando? Cosa? Allora, ti spiego. Ho premuto la leva. Nella mappa che io ho ci sono dei segni blu, rossi e verdi. Sono i colori degli occhi. Credo anche io. Blu, rossi e verdi. Praticamente ci sono una piantina della mappa. Vedi dei segni tipo delle porte viste dall'alto, colorate completamente blu, rosse e verdi, oppure altre che sono solamente contornate, ok? Aspetta, anche bianche. Io credo che quelle contornate siano quelle aperte. Esatto. Da una parte c'è un'entrata in bianco e con una freccia, e da un'altra dovrebbe esserci l'uscita, ipotizzo. E ci sono inoltre tre croci, tre X, una verde, una rossa e una blu. Quindi, giusto per farti capire. Quasi. Ok, allora, siccome io ho una porta davanti e ha le lanterne rosse, l'altro colore possono avere, e il cancello che c'è ha le spuntoni viola. Praticamente, la mia stanza, non so se vuoi vedere un po' com'è la cosa, la mia stanza praticamente è fatta a un tipo una U con una U normale, okay, con un'altra stanzetta piccola alle spalle, che è quella dove ho i simboli e la scritta col sangue. Tentando di capire dalla mappa, ma non è molto semplice capire. Allora, c'è più che altro tentando di capire se io sono da qualche parte. Prova a interagire con qualsiasi oggetto che hai intorno, vedi un po'. Perché devo interagire con la bobina e le cose, non ci sono più i simboli. Ma non capisco, la bobina mi cade di mano. Quindi bobina? Che faccio? Sì, quella del... Non è che è solo un oggetto così tangibile, tanto per... No, c'è una cinepresa qui sopra. Devo portarla. L'unica cosa è che se io faccio la strada per raggiungerla, dopo un tot cade, quindi devo fare in fretta, mi sa. No, vedi, perché mi cade anche tipo 2 metri dopo. Ma hai provato e non l'ha premuto? L'ho già provato, non ha funzionato. Aspetta, dai, forse ci riesco. Ritorna di... Sì. Allora, aspetta. Io ho anche uno screen. Ok, è andato. Quindi, Quindi, watch party, faccio il cambio. Diamo la leva se fa qualcosa. La mappa è sempre la stessa cosa. No, aspetta, qua. Vado a interagire. Cioè, la stanza è solo una leva, però... che ti attiva solo le icone sulla mappa, giusto? Sì. Quelle lì sotto, che mi sa che dopo un tot scompaiono, perché... Però posso dire una cosa? Dica. Mi descrivi com'è quel foglio? Il foglio che tu mi hai detto con i simboli e gli occhi. Allora, te lo descrivo. Foglio con ai lati, al lato sinistro e al lato destro, due una colonna e una colonna di occhi di colore diverso, con l'iride di colore diverso, tipo blu, rosso, blu, verde, eccetera, okay, eccetera. Okay? Tra queste due colonne sono presenti due colonne con i simboli, questi sono sparsi casualmente. Cioè non è il classico, sopra... non è il classico simbolo e occhio, simbolo e occhio. No, proprio per quel motivo là ce ne sono due colori, per esempio, per un simbolo. Se non torna. E sopra di questo c'è l'occhio all'interno del triangolo. Domanda. Cos'hai che ha l'occhio rosso a sinistra e l'occhio verde a destra? L'occhio rosso a sinistra e l'occhio verde a destra.
Bacio di Poseidone e cerchio con la X e la I. L'unica combinazione possibile è quella. Sei andato avanti, bravo. Ho visto degli achievement. Ok. Raga, mi sono seduto un po' sul serio. Ero la persona che parlava. Ciao Melu! Bentornata Giulia. Ok. Adesso sono in un'altra stanza. Ok. Adesso sono in un'altra stanza. In questa stanza abbiamo un... Che cazzo è sta roba? Mi sta preoccupando. Provo ad aprire determinate porte perché... sì, se ne è aperta una. Allora, ho un... sento delle voci da una parte. Sandro, per curiosità, mi vai a vedere tirando la leva se è cambiato qualcosa sulla mappa interattiva? Forse... Allora, mi si è aperta la porta. Ma... Il gioco mi mostra un problema, cioè mi mostra la struttura esterna. E Thomas, cerca di spiegare anche tu. Hai è un problema. Il gioco, la porta è aperta e io vedo l'infinito. Sono si nel... chiama glitch, Sandro, quello è un bug. Più che un glitch, okay. È un bug. Vabbè, è un bug. Ok, allora io praticamente sono arrivato, ecco. Ok. Dove sei arrivato? Allora, grazie. Sono in una stanza circolare. Okay. Mi giro tutto attorno. Al centro non c'è nulla. Tutto attorno ci sono. Vado vicino, ci sono dei quadri con dei disegni abbastanza raccapriccianti. Tipo, quello che vedo adesso è un essere bipede con. Perché anch'io ho un disegno. Ci sono tutti dei teschi, vero? No, ci sono altre cose. In uno no. Sì. Però in generale un quadro, Sandro. Va bene e niente sono Sandro hai scoperto il cielo dice Giulio sì. Allora ti dico cosa ho io praticamente a quanto ho capito io controllo come già c'era scritto prima sono l'esploratore e tu sei il libraio dove mi dici wow. Fai questo fai questo fai questo ok mm-hmm. Allora in questa stanza dove mi trovo adesso c'è praticamente sembra un cerchio alchemico sotto va bene. Ho una parete con vari simboli strani, tra cui... Sì, sembrano delle rune, sembrano qualcosa. E in più c'è praticamente questo quadro con tre quadrati sotto. Il quadro di... praticamente sta chimera con le piume classiche, sì. Le zampe di capra... anteriori, le posteriori di capra, le anteriori sembrano quelle di una gallina e ha una testa di capra. Beh, bisogna essere precisi perché ne ho visti appena due adesso e hanno dei dettagli che variano in alcuni dettagli, quindi... L'unica cosa che manca è sulla schiena che sembra una coccinella di una lumaca. Una chiocciola di una lumaca, okay. Sì. Va bene, allora te lo ripeto per fare capire. Chimera con zampe posteriori da... vabbè, c'ha gli zoccoli posteriori, anteriormente c'ha le zampe da gallina, c'ha le piume, okay. C'ha la chiocciola e c'ha la testa da capra, giusto? Ok, sì. Guardo se ce ne sono altre, per esempio, ma non dovrebbe essere. Quello no. Perfetto. Al di sotto di questo quadro, come in tutti gli altri, ci sono dei simboli, ci sono tre simboli per ogni okay. Quadro. Ok. Vado a dire i simboli che sono presenti sotto e dopo dovrei andare a controllare nell'altra stanza sono presenti dei libri ok mi sembra tre libri con anche quelli dei simboli nella copertina quindi no ma adesso no adesso penso che mi interessano questi che c'era sotto il quadro perfetto. Allora indovino con una proprio culo troppo Allora, i simboli sono... Non posso spiegare... Una porta da calcio, un... È presente la forma di una graffetta prima di essere ingraffettata? Ecco, che è un quadrato okay, con il lato inferiore... Sì, ok. La testa con una croce e il corpo da
da serpente. Ok, ce l'ho. Praticamente con Sandro quando sbaglia un tiro di Rocket League, pratico. Bravissimo, bravissimo. Ok, fatta. Secondo. Prima di essere graffettata, è praticamente una U al contrario, a testa giù. Ok. Sì, molto quadrata, però ok, apprezzo lo spirito. Successivamente c'è un filo centrale, diciamo, che nella parte superiore tende a fare una curva verso destra, e ci sono due simboli di freccia, diciamo, che puntano verso il basso. Allora, scusami, è tipo un ago, un ammo da pesca con delle V. Sento delle interferenze, Aaron, non so se... Sì, sei... anche io. Forse da me? Adesso non sento più. Ok, neanche okay. Io. Perché l'unica cosa che ho visto... Praticamente è come se fosse due V al centro di questo filo. Passate da un filo con l'uncino verso destra. Ok. Che scende verso il basso, giusto? Che scende verso il basso, sì. Okay. Il terzo simbolo è una casa sbalordita con dei cespugli di capelli. Ok, l'ho trovata! È la tipo Pikachu sorpreso. Sì, tipo praticamente Pikachu sorpreso, sì. Esatto. Ok, okay. Okay. Seconda stanza. Un applauso. Ce l'abbiamo. Yay! Hanno chiuso dentro. Allora. Cosa abbiamo? Allora, tubazioni, roba mia, sì. Tubazioni, sì, tubazioni. Vediamo se riesco a aprire un'altra porta, perché qua non ho altro da fare. Oh sì, mi si è aperta altra porta. Wow. Allora, sta salendo il livello dell'acqua, Sandro. Allora, io sono in questa stanza dove ci sono due statue. E io ho una porta, aspetta, io ho una porta dove è scritto orange. Scritto in viola, però. Poi scendo nuovamente, poi scendo... Oh, si sta... Allora. Ti spiego. Stai per... Agisci, pure... veloce. Perfetto. Allora, sono arrivato in questa zona in cui c'è l'acqua, devo fare bungee... No, platform. Ci sono tre leve. È rossa, blu e gialla. Tu mi hai detto arancione, quindi teoricamente devo aprire gialla e rossa. Provo a fare... Sì. Bravo Sandro, visto che andare all'asilo si vede qualcosa. Sì. Okay. Io ero dei rossi. Bene. La porta. Ok. Trovo un cancello, tiro la leva e si chiude. Bene. E qua c'è scritto bring down the guiding. Bring down the what? Intanto guiding light. Guiding light. Guiding light. Aspetta allora. Provo a vedere se la terza porta è aperta. No, perfetto. E io sono con le mani legate, devi dirmi te perché non ho altre cose da fare. Bring down. No, do una controllatina alla mappa per vedere se. Devi spegnere la luce guida. Sì, praticamente sì. Però se spengo la luce guida. Che cambia tantissimo. Dipende se devi farlo tu o devi farlo Sandro. Sandro. Tu per caso. Puoi muoverti in qualche stanza, puoi andare in giro. Le uniche stanze sono quelle che ho aperto prima, che mi sono state aperte prima. L'unica cosa a cui posso interagire adesso sono i libri e la mappa. La bobina se... è quella roba del coso lì, più che altro provo a ricontrollare la zona che a cui sono appena andato per vedere se posso interagire con qualcosa. Con questo è magneto. Sono delle statue. Vedi se puoi spegnere delle lanterne. Non mi torce. Fa interagire con le torce che sono presenti qua. Another one, c'è Thomas. Another one, just. Dove va?
No, mi sa che non devo farci nulla. Cioè, non mi fa interagire con nessuna torcia. Provo a vedere nel piano superiore se posso fare qualcosa. Ma dubito, vedo qua delle candele, una lanterna che non posso toccare. Il posto che stai esplorando adesso, te, Sandro, è l'ultimo che ti sei aperto, tra virgolette. Sì, 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 quello che ho esplorato lì era l'ultimo, sì. Io credo che devi rimanere in quella zona lì, perché più o meno andate di aria. Penso anch'io. Ok. Quindi se... adesso Aaron sta accendendo e spegnendo delle luci. Io l'unica cosa che posso fare è spegnere e accendere le luci e tirare una leva. Allora, lasciami fare un giro, guardo le lanterne come sono messe, sono tutte accese. Dovrebbe usare la leva, accese. Non riesci a usarla da lontano e tirarti prima che si... No, non posso. Allora, qui le lanterne sono completamente accese, tutte, ok? Tutte accese. Sì. Sono un coglione, grazie Thomas. Ok, sono riuscito a fare qualcosa. Cosa che fanno con tutte le torce, allora? Ma non avrebbe senso, sinceramente. Cos'è quel 4? Lo voglio subito. Bestia, voglio fare. Però. Praticamente è un cane con la testa un candelabro. Senti il candelabro di. È tipo Lumière, però di solo animale. Sì. Un accendino. Che cazzo era quello? Sandro, sei tu? Dimmi. Non ho toccato nulla qua io del. Sa che sei passato davanti a Erun. Ho visto un tizio con... sembrava che avesse un coltello da... Non ho... no, sono passato semplicemente Among Us, dove... attenzione, improvviso. Dove c'è il coso. Magari avessi un coltello, vorrei... non me ne farei nulla, però sai com'è. Faccio un panino. Allora, qua... perché sinceramente cazzo sto vedendo. Allora. C'è anche te un bug? No, ho visto adesso una cosa strisciare per terra. È amnesia, stai impazzendo. Più che altro, allora, io posso ancora, se non erro, spostare le valvole. Quindi vuoi che provi? No. Vabbè. Adesso spengo. Devo spegnere tutte le luci. Turn down the guiding light. Guiding cane. Guiding light guida. È la. Sì. Sì, non so anche che luce guida, però sto cercando la connessione per i guardi di cani. Quindi per capire se c'è qualcosa che mi sfugge. Sono riaccese le luci. Accese le luci. O qualcosa mi sta accendendo le luci. Io non noto differenze qui. Vediamo anche di qua. Se voi in chat avete qualche idea, proponete pure. Non usate timidi. Quei quadri qualcosa dovranno puntire, perché. Cosa mi ha aperto? Provo a vedere l'altra stanza a sto punto. Perché. Adesso abbiamo praticamente un labirinto da. Andare. Allora, sono nell'altra stanza dove ci sono i quadri. Prova ne... allora, una cosa che non avevo notato è che posso accendere e spegnere le torce nella zona circolare, nell'area circolare, ok? Quindi io posso spegnere le torce. I quadri non sono interagibili, vero? I quadri non sono interagibili, no, né quello né le scritte, solamente le torce. E oh, queste aspetta, sono le uniche torce a cui posso interagire. Vediamo le altre. Se togli tutte le torce tranne quella con cui hai avuto a che fare prima, Sandro? Non hai tutti i torci, provo. Allora, era. Questo qui, perfetto. Allora, sì, adesso provo ad andare dove c'è il segno del... Allora, le spengo.
Ho trovato il cane. Devilman. Ah, le ho spente tutte tranne quella del quadro. Allora forse è l'esatto opposto. Ho spente tutte. Se effettivamente spegni la luce guida. Sì, ma quello che dico luce... io non è, a me, siccome a me è lungo il tragitto, non ha senso spegnere tutte le luci. Ci sono parecchie. A meno che non intende uno specifico quadro, perché quello delle luci dei corridoi non lo so. E che quello è il fatto. Allora, visto il candelabro mi sembrava andiamo con calma. Innanzitutto, nella stanza circolare, come ho già detto, entri, ai lati dell'entrata ci sono due torce, successivamente ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 torce al centro, diciamo, dove ai lati di ogni torce ci sono un quadro, una parte un quadro dall'altra, e uno di questi era il quadro che avevamo noi. Provo a tenere accesa solamente la torcia del quadro che avevamo. Ma non credo sia quella, perché l'abbiamo passata quella parte. Non ha più senso stare lì adesso, credo. Però mi fa interagire le torce. Cioè, ma le fa interagire anche a me, quindi penso che le torce non siano tanto un grosso... Ma solo qui me le fa interagire, questo è il punto. Non me le faceva interagire dall'altra parte, dove sono sceso per le valvole. Se vuoi provo a rivedere, ci metto 2 secondi. Allora, le ho riaccese tutte. Vado a vedere dall'altra parte che succede. Io non ho più pari idea. Sinceramente non sto capendo. Ciao Felix. Ciao Felix. Ciao Felix. Ben arrivato. Questo faccio io. Siamo nel mezzo di enigmi misteriosi. Ciao Bello. You die! No, qua non sono cambiato. Andrò, pensa a giocare, posso rifare il pirla. Ho fatto solo comunque, ho fatto solo un coso. Dall'altra parte le cose non sono cambiate. E no, devo vedere se possono essere interagibili, ma se non erro, no. Ho tirato la leva verde. Non posso interagire, quindi le uniche interagibili sono quelle all'interno della stanza circolare. Era verde. Siamo l'Erica. Esatto. Se facessi così invece, cosa succede? Provo a spegnere solo la... aprono i cancelli, giusto? Fanno alternare. Eh sì, quello che sì, quello che ho fatto io aprono i cancelli. Non vorrei che sia che devi postare i cancelli in un modo e spegnere tutte le torce fino ad arrivare a un certo punto. Allora, io sto escludendo completamente la cosa delle torce. Sì, dico bene, delle torce. Bene, proviamo a escludere. Perché le spengo, vedi, prima le ho spente, queste qua si sono riaccese. Ok. Quindi è un meccanismo a tempo. Io credo che... No, è un meccanismo che non ha senso. Secondo me sono le torce, però bisogna capire... Ah, tipo un corridoio singolo, di andare da punto A a punto B spegnendole. Sì, si è riaccesa anche a me. Aspetta, Eru, si è riaccesa anche a me, si è riaccesa anche a te, non è che dobbiamo farlo in contemporanea? Oh. Ok, no, perché come... non ho... Io devo non solo capire, presente. Aspetta, mi devo solo aggiustare dov'è che sto andando. Io sto girando intorno in questo labirinto e devo capire... Let me out. Tu hai la mappa? Sì. Vai alla mappa. Vado nella mappa, senza simboli per ora, quindi nel caso... Dimmi... No, tira la leva e dimmi, dammi i simboli. Tiro la leva e ti do i simboli. I simboli di oggi sono sulla ruota di Milano. Questo me fa interagire. No, ok, perfetto, mi fa interagire quello. Allora, i simboli. Io adesso, okay. Come adesso, ho il cancello verde davanti. È pieno o vuoto? Giusto per correttezza. No, praticamente ho il cancello
sopra la mia testa e davanti c'è una stanza con varie cose, ci sono dei barili. Dietro di te hai una stanza e ai lati hai due scale. Dietro di me ho una stanza. È un corridoio, perdonami. Hai una sì, via. E a destra c'ho delle scale. Sono praticamente a destra c'ho delle scale, una a destra e l'altra a sinistra. Perfetto, allora so dove sei. A sinistra dovrebbe esserci un cancello blu che però è aperto. E tu dovresti essere teoricamente arrivato da là. Non lo so. Allora, ti spiego. Se tu... Aspetta, ho trovato una leva rossa. Ok, adesso con quella leva rossa che ho attivato, dov'è il cancello rosso? Guidami. Perché penso di essere già andato avanti rosso, senza che tu mi avevi detto niente. Il cancello rosso è... Hai presente la via che ti ho detto dietro? Sì. Tu devi andare lì. Cioè... Prendilo come nord, quello dove ruoti di 180 gradi, vai verso quel corridoio lì. Arrivato lì, giri a destra, girata a destra, dritto, vedi delle casse, ok, una stanza con delle casse. Devi girare a sinistra. A sinistra c'è il cancello, quello vuoto, diciamo, dove sono delle scale. Quindi credo tu lo ok, vediamo. Che c'è il cancello chiuso. Rosso, c'è chiuso. Un cancello chiuso. Ok. Allora aspetta che vado a riattivare la leva. Esattamente. Ah, ok, quindi è sincronizzato, perfetto. Ho capito bene questa cosa. Dobbiamo prima capire, i cancelli chiusi sono quelli. Sì. I cancelli chiusi quali sono? Ecco, e adesso allora. È alzato. E io qua ok, vedo l'uscita praticamente dove c'è il cancello. Allora adesso c'è un cancello rosso chiuso sì. Davanti a me e c'è un'uscita davanti, c'è una porta, vedo un'arca, un'arcata, e a sinistra c'ho un cancello verde chiuso. Allora, ok, quella lì praticamente che è davanti nel cancello rosso è l'uscita, perfetto. Ok, tu adesso mi devi giostrare, adesso vado a tirare la leva, quindi se tiro la leva questo cancello rosso qua si alza. Ok. Tu dovresti praticamente guidarmi verso quella zona lì. Perché ti spiego, il cancello verde in cui tu eri davanti prima c'erano le tre vie dietro di te, oltre che il cancello lì c'è una X rossa, ok? E la leva? C'è la leva quindi per aprire il cancello per l'uscita. Ok. Quindi adesso devo andare dove c'è la... Ascoltami, dove c'è la leva verde? Esattamente. Che dov'è? È davanti a te dove sei adesso. È presente l'uscita, a sinistra. Dovrebbe essere aperto. No, hai l'uscita davanti, giri a sinistra, scendi delle scale e ci sono delle una stanza con delle casse. E dovrebbe essere la letteralmente. Adesso c'è un cancello verde, c'è un cancello blu davanti. No, sei andato oltre. Aspetta che riattivo qualcosa. Allora, tu sei andato oltre, sei sempre in quella stanza lì. Sandro, praticamente io devo tornare indietro, riattivare le porte o abbassandole o alzandole in modo tale che quelle chiuse si riaprono e quelle aperte si chiudono. Ok? Sì. Sì, sì, sì. Quindi adesso dalla parte della chiave rossa, teoricamente ho aperto la leva rossa e quella porta dove c'è l'uscita si è aperta. Però lì c'è un cancello verde di fianco a sinistra che sarebbe da dove devo arrivare io adesso. Okay. E devo andare ad aprire. Quindi devo andare verso la X verde. Sì, ma allora, ti dico... ripetimi, dai, che forse confondevo. Allora, io adesso sono in un corridoio e ho un cancello blu sulla testa. Va bene. Dietro di te cosa c'è? Dietro di me sono delle casse. Perfetto. Oh, casse. Dove ci sono le casse? Aspetta. Ci sono casse. Ci sono due scale, una che sale e l'altra che scende. Qui
Quindi fammi capire, tu sei davanti al cancello, ti giri dietro, hai subito le scale o hai un pezzo di... No, ho subito le scale. Hai subito le scale, perfetto, sei su quella. Quindi tu hai una... sei in questa stanza dove a destra ci sono delle casse, alla tua destra, appena salite le scale, credo. E sì. Letteralmente a sinistra, tra le, tra le casse e le scale, c'è la X verde. È lì. No? Allora, io ho un corridoio. Il corridoio dove stavo prima, dove c'era, ecco. Ho un corridoio AI lungo. Come finisce il corridoio? Ho delle scale fine e delle scale dall'altra parte. Ok, hey, va bene. Ok? Hey. Sì. Io adesso devo andare verso la X blu. Ah, blu, non verde. Ok, aspetta, allora lasciami riattivare la manopola. Okay. Ho trovato la level blu. Perfetto. Tu sei nella X blu adesso. Sì. Perfetto. Adesso devo andare verso quella verde. Ok, devi... Allora... E diciamo, i cancelli quelli aperti sono quelli vuoti, quindi per forza di cose tu devi, da dove sei adesso, fare il corridoio di destra, cioè prendere la destra, scale, cancello aperto blu, scale di nuovo, sono arrivato dove ero prima, all'inizio. È comprensibile. Ai cancelli bianchi. Ah, allora al cancello bianco gira a destra. Cioè, tenti il cancello bianco alle spalle. Ok. E gira a destra. Devo girare a destra. La sono arrivato. Sì, torni indietro perché è tutta la via per trovare la X verde, la leva verde. Scusa, io da qua sono arrivato, c'era quella blu. No, ti vedo, c'è quella blu. Ma come cazzo si vede la mappa? E adesso di fronte a me ho il cancello bianco. Ok, sì. E da dove sono arrivato? Sì. Dov'è sta X verde? Se tu ce l'hai davanti, è... diciamo dall'altra parte della mappa, ok? In poche parole. Non è di qua. Okay. Ti spiego la strada che tu devi fare. Se tu hai il cancello di fronte a te, devi girare a sinistra, andare dritto per il corridoio, seguire le prime scale che credo scendano e trovi un cancello blu, delle seconde scale, e ti trovi davanti a un crocevia, ok? Sono tre vie. Arrivato a questo punto, devi andare a sinistra, continui poi verso destra. Atto. Perfetto, checkpoint rimasto. Si gioca a scacchi. Aspetta, allora. Ho un cazzo di freddo. Praticamente sì. Posso fare qui sotto. Allora, io ho attivato qualcosa. Non so cosa ho attivato, ma ho attivato qualcosa. Qui abbiamo delle scacchiere. Veramente dove devo scappare.
posso aiutarti, so giocarci ma non... Ora come ora non posso fare molto. Devo giocare a scacchi da solo, veramente? Si impara molto. Anche congelando. Sto anche congelando. Tu non hai niente? Ah, no, non ho niente. A me no. Ma fa quella è. Le torce forse che cosa che mi è da pensare? Non saprei. Un attimo a spegnere le torce. Che cosa cazzo stiamo facendo? A spostare sono lì che vedo. Io penso sto morendo. Non che debba alzare il livello dell'acqua. Perché ho provato le altre cose, ma non... No, dovresti andare in un'altra stanza adesso, teoricamente. Non ci sono altre stanze. Quella che dovrebbe essere, tra virgolette, aperta, cioè, l'ultima che rimane è chiusa. Io ho attivato un generatore. La porta. La porta è chiusa. E se hai attivato un generatore, mi devo pensare che devo usare il produttore. Sta andando il proiettore, cioè, o meglio no, ho avviato la leva, ma non sta andando, si è fermata. Si è fermata la leva, quindi forse a tempo il generatore? No, il generatore sta attivo. Ragazzi, aiutateci! Sto provando a vedere il... Ora il gioco sembra stato... Adesso sta andando il video, attenzione. Addio Tenzing! No, sta andando il video. Scacchi, scacchi, ok. Ok. Ormai mi sa che no. Devo muovere pedoni davanti alle regine. Penso che morirò prima di fare tutto questo. Sì, nel caso me li scrivo dopo ti dico. Anzi, devo rifarlo. Ok, dunque. Guarda come sei messo là. Ancora sono vivo, vuoi provare a dirmelo? Spioncino. Praticamente sì, non vedo una fava. Dimmi, ci provo. Aspetta, qua. Capito la leva, ma non mi va. Guarda se il generatore si spegne. No, 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 sta andando allora. Attimo. Dico i vari passaggi, li scrivo anche. Allora, due. Si muovono entrambi i pedoni davanti alle regine. Sì, ma dimmi quali pedoni. Quelli davanti alle regine si muovono entrambi di uno. Ok. Il centrale. L'alfiere si muove verso l'altro alfiere, però. Un riavvio, mi faccio una foto. Allora, poi mi rifà davanti alla regina.
Gli individui che si muovono sono i due pedoni centrali. Entrambi i pedoni. Ok, poi? Un attimo, colore avviato. Sì, sì, entrambi i pedoni poi devono toccarsi, praticamente si muovono di due entrambi. Poi l'alfiere bianco di destra si muove diagonalmente verso l'alfiere per essere alla stessa posizione dell'altro alfiere bianco. Poi il pedone nero di sinistra è morto. Ecco, comunque già. Adesso abbiamo capito. Abbiamo capito adesso. Hello darkness my old friend. Bene, okay. Allora tu mi devi dire esattamente le posizioni dei pedoni. Ah, posso già dirtelo. I due pedoni iniziali sono quelli davanti alla regina bianca e alla regina nera e si muovono entrambi. Secondo di me due è meglio se li dici esattamente all'interno della schierata, forse si muove quello a la seconda posizione. Allora, regina. No, la regina. Regina. Ok. Poi, mettiti dal lato dietro la fine di anno. Ah, aspetta. Devo riprendere il CD qua. Grazie. Era una alfiere sulla destra. Tutto a destra? Era a destra, però si muoveva a sinistra in diagonale. Alfiere bianco sul lato destro che si muoveva in diagonale verso sinistra. Sì, l'alfiere bianco di destra si spostava in diagonale verso l'alfiere bianco di sinistra. Non mi sta facendo andare il... Ok, adesso sì, perfetto. Allora, qui c'è uno. Si spostano i pedoni della regina di due. Perfetto. Il problema è che non mi fa spostare la regina, mi fa spostare quindi da te. Calma, calma. Allora. Si sposta il pedone, l'alfiere davanti all'altro alfiere. Si sposta il pedone del nero di sinistra di uno. Il re si sposta. Ah, aspetta. No, ho capito, sono i re. Quelli che intendevo regina su. Tu sposti. Ok, l'alfiere. L'alfiere deve andare. Deve andare in linea. Verso sinistra. Quanto? Deve essere sopra alla linea verticale dell'altro alfiere. Ok, poi? Un attimo, devo deviare il video. Se... Forse non è tutto da segnarti, sì, ma sono troppo veloci. Il problema è che, allora, sto tentando di avviare il proiettore, ma non sta andando. Era manovella. L'ho già fatta, è il primo passaggio e quello la mossa. Devo cliccare da un'altra parte per farlo avviare. Ecco. Dai, perché no? Oh, cavolo. Ma no, non è che non mi viene molte difficoltà, è che non ho i movimenti da fare con Sandro. Io sto scongelando fuori, ecco perché mi trovo un attimo in difficoltà. Allora ho messo l'alfiere davanti all'altro alfiere e fin qua ci siamo. Poi? Allora, il pedone nero di sinistra si sposta in avanti di uno. Quale del pedone nero di sinistra? Quello, perdonami, davanti all'alfiere. Stavo più veloce. La regina si è spostata diagonale. La regina bianca si è spostata verso destra diagonalmente di 2.
La regina bianca. La regina bianca. 2. Ok, costata poi 1 e 2 e per ora basta, devo rinviare. Adesso toccherebbe praticamente al cavallo. Sì. Cavallo? Aspetta, calma. Tanto dovrebbe essere il cavallo di sinistra, nero. Ma adesso ti so dire. Sì, perché è l'unico libero. Perfetto. No, allora potrebbe andare anche l'altro, però. Allora, alfiere. Hai visto? Sto morendo nero. Solo per quello. Io lo so. Regina bianca. Il cavallo si sposta a L verso destra, davanti all'alfiere nero. La regina bianca va verso. Va sempre dritta e mangia l'ultimo. Mangia l'alfiere. Perfetto. L'ho fatto. E ora muori. Sì, infatti. Cosa? Cosa si è aperto? Ho visto. Cosa? Improvvisamente scongelato completamente. Uff, mi sono scongelato. Oh, cazzo. Ah, bene. Sono un sofficino Findus. Oh, cazzo. No, vai, cosa, perché? Cosa sta succedendo? Praticamente ho un... hai presente le board di quelli che fanno il beatbox? Il modo di boss? Non ha sì. Ma io posso guardare il quadro di questo signore? Sandro, ho un libro davanti con praticamente i disegnini stilizzati, c'è un gatto, un Diglett con un manganello in testa. Ok, credo. Un alieno con la coda da serpente. Un essere umano che alza i pugni al cielo e sì, un robot con lo scherzo. Un unknown. Sì. Ok. Ho trovato lo stesso libro, perfetto. Perfetto. Il problema è che non ho nient'altro. Dovresti darmi, se provi a aprire questo libro tu, perché non è aperto. Sono sempre i simboli che ho trovato nella stanza di prima. Ok, io però dovrei fare un passaggio perché sennò muoio, infatti. Dovrei avere una... Non puoi aprire il libro? Non puoi fare niente? No, nulla. Stessa interazione che potresti ipoteticamente far tu. Se schiacci di nuovo la E, non te lo apre? No, nulla. Sono cretino, c'è scritto qualcosa nel retro. Allora... Staring in the far west corner, one moves north thrice. Take one step south. Andiamo di but not before basso. Taking two steps. Fermo. Prima riga. Okay. Parti con in the far west corner, nell'angolo far west, quindi destra. Sì. No, da allora, destra. Parti. Destra. Sì, devo capire un attimo, da destra a destra. Poi aspetta, one north rise. Una mossa a nord tre volte. No, non mi fa fare. Lasciami finire di leggere. Vabbè, e dopo. È meglio se traduci parola per parola. Aspetta un secondo. Sì, lo so, Giulia. Prendi un. Dopo quello di muoversi tre volte a nord, prendi uno step a sud. Ma non prima di aver preso due step a est. Ok. Continua. Towards the eastern wall. Secondo me then è head così. Ora che arrivi alla fine ti sei già dimenticato l'inizio. Semplicemente è quello, Eru. Starting in the far west corner. Cominciando nell'angolo più ad ovest. Più ad est. Ovest. Destra. Ok. No. Nord, sud, est e ovest.
Sinistra o ovest? Ovest, ragazzi. West però non è l'ovest, ragazzi. Destra. Eastern cos'è allora? Destra. No, se vado a destra... Prova a andare sulla prima casella a destra. Io sono sulla prima casella a destra, ok. Ed è giusta. Perché prima mi dava gli spuntoni, lo stronzo? West e ovest. Ok, poi... ovest e a destra, poi... Successivamente... Una mossa, uno spostamento a nord per tre volte. Una. Non so, perché ho fatto tre volte, ho fatto un'altra prima, se non so. Vai. Prendi uno step a sud. Quindi devi tornare indietro. Ma non prima di aver preso due step ad est. Allora, prima di aver preso due step. Ah, secondo me. Ok. Dimmi quando ci sei. Ho fatto due passi. Passa la mano. Due step a sinistra ho fatto, poi. Continua. Questo dovrebbe aiutarti. Nel come si chiama? Nel muro di. Nel muro est. Un secondo solo. Sì, devi continuare praticamente verso il muro dell'est, te la dico così. Quindi verso la the end of it all, la fine di tutto ciò. E basta. Dovresti trovare l'uscita, credo. Allora, abbiamo detto. Chi mi distrugge? Secondo me si resetta, ma ogni volta. Tipo, ogni volta che muori si cambia la postazione. Tipo, magari quando muori, se il libro davanti le figure cambiano perché si ha più libri. No, allora. Il libro dovrebbe essere sempre lo stesso, giusto? Continua ad andare a destra, ma continua. Vedi che cambiano le figure sul tuo libro, Runner? Ah, sì. Ogni volta sì. Che muori dovete guardare il diverso. Ecco, adesso, adesso il libro è quello con la testa di gatto, una cosa molto fallica. Alta, ok. Sì. Bene. No, proprio fallica, Sandro. Va bene, ok. Pensavo una persona con una T in testa, ma va bene. E c'è una casa, la casa della sorpresa alla fine. Non è quello, aspetta, sì, infatti. La casa sul... gatto con le mani al cielo senza piedi, poi forma fallica. Il gol mio di Rocket League. No, non c'è. Va bene, allora dovrebbe essere quest'ultimo. È arrivato, alleluia. Ciao, Tia! Allora, testa di gatto. Sì. Una sottospecie di A. Una sottospecie di gol mio su Rocket, tra virgolette. Ma dall'altra parte. Tizio che esulta con la terza gamba. Con bravissimo e la faccia e la casa sorpresa. Bene, allora, in questo caso specifico before one starts in the east. Quindi cominciare a destra. Dobbiamo cominciare a destra. Ad est. Est take destra. One step. Si legge un po' piccolino, quindi est eastward, se non sbaglio. Se non erro è eastward, però c'è scritto, non è scritto benissimo, c'è un puoi simbolo cliccare davanti. La scritta Sandro? Non posso cliccarla. Posso solo votarla, ma non è tanto quello, che c'è un simbolo davanti a eastward world, eastward, che non capisco cos'è, sembra una O. Allora, uno step. Qua dice, sì. Before one step
One start. Ok, ci sono. Take one step bene. Westward. Then start. By taking. Vai. Madonna, con la... sto rovinando le diottrie a leggere dalla tua. Then start by taking two steps, north. Due step a nord. Ok. Perché mi ammazza dopo lo step a nord? Adesso ho ricambiato il nuovo libro. Attenzione. Non posso andare più leggibile. No, ma è sempre quello, è sempre quello. Io è sempre quello. Adesso si è ritorno a quello. Allora, come dicevo... detto questo. Avanti. Che rischio. Quindi che mi dice due step avanti dove? Quando soprattutto? Cambia Sandro. È che il alcune volte. Cambio libro. Cioè, nel senso, non tutto quello che dice subito è quello che devi fare, perché anche nel libro prima diceva di fare due passi in avanti, ma non prima, quindi bisogna leggere e capire l'ordine in cui fare i vari passi. Va bene, se te lo leggo prima tutto e dopo. Ok, allora abbiamo gatto. Sarebbe da leggerlo tutto, tradurlo e poi andare passo passo. Gatto, Diglett, la porta di Rocket, il tizio che esulta, normale, e il robottino minuccia. Sullo skate. Sullo skate. Ok, ci sono. Robottino femminuccia, Sandro. Ah, perdonami. E allora è quello iniziale. Robottino, ok. Ah, il Diglett, adesso ho capito. C'è la porta di Rocket? Sì, è un ovale quello sopra. Sì, è giusto il libro. No. No, no, non è quello. La porta di Rocket, quello mi hai fatto fare tu a me all'inizio. Scusa, mi sono messo. È questo. Un gatto stilizzato Stickman. Che è preso dal sole. No, questo no. Ok, ah. E l'ultimo qual è? L'ultimo simbolo? È un robottino con lo skate. Un robottino con lo skate? Ti sta chiamando Giulio. Forse... Robottino ho femmina, trovato un altro libro, ho trovato un altro libro. Adesso ho capito, perché non... c'era un libro tutto a destra che non avevo mai visto. Ok. Ok, perfetto. Adesso ho capito. Che fatica. Allora, sta... mi ha insegnato tutti a quello punto. Dimmi. Starting from the far east, after making two steps north, head two steps towards the west. Sì, the west, sì. Il bello che dice two steps e io faccio due passi in avanti. Perché secondo me, come nella prima volta che abbiamo letto il libro, non è l'ordine esatto, nel senso, prima anche parlavo di fare due passi. No, no, ma no, no, aspetta, Thomas, non c'entra niente. Fatto a modo di indovinello, non è passo 1, passo 2, passo 3. Nella prima volta che avete letto il libro c'era scritto fate due passi a nord, ma non prima di aver fatto due passi a sinistra, quindi bisogna capire cosa dice. Però, e non andare direttamente appena dice fare. A nord. Penso sia riferito a... Ok, parti da destra. Già il primo passo è già contato. Primo e secondo. Ho trovato un altro libro. Sandro, il libro iniziale dove c'era il gatto, il fallico... L'elefante. Dannon. Aspetta, calma, calma, allora. Gatto che roba in giro. Diglett. No, robottino femminuccia. Robottino femminuccia, perfetto. Gatto che loda il sole, Diglett, ma che sembra anche una forma fallica. Esatto. Okay. Robottino femminuccia con il tizio con il tre e sembra e in mezzo c'è un alien. Testa ovale con la coda a uncino. Testa ovale con la coda all'interno. Ok, del perfetto. Perfetto. E tra quei due là c'è perfetto, bene. Però le condizioni di luce qui dentro sono... Beh, allora... In the western corner...
Let's your start. Vabbè, cominci nel western corner. Senti, io adesso mi incazzo col gioco. Sono andato al western corner e mi ha fatto lo spuntone. È vero, se non funziona l'onda, giù. Comunque, adesso il coso è gatto. Aspetta, io adesso cerco west. Dimmi, Ero. Gatto. Bene. Omino che ondeggia su se stesso. Pugile che esulta. E la fascina è la casa felice. Anzi, più che il cugino Hit, il secondo è il cugino Hit, perché c'ha il cappello. Il cugino Hit, fatta. No, è proprio la testa di gatto questa qua, non è né mezzo corpo né gatto intero. Quindi, est. Gatto che loda il sole, cugino Hit, gol di Rocket, pugile che esulta e casa sbalordita. No. Funzione d'onda, Sandro. Gatto è solo la faccia. Ah, funzione d'onda. Funzione d'onda, grazie. Però. No. Non è neanche questo. Ok, gatto che loda il sole. No. Cugino Hit, gol di Rocket. Mi stai dicendo tre volte, Thomas, ti sto dicendo tante di quelle volte no. Ok, non... Gatto è solo la faccia. Il gatto è solo la faccia. No. Che sono dei. Questo no. No. Mannaggia. Ok, il gatto c'è solo la faccia. No, non è neanche questo. È letteralmente la faccia, non ha solo una riga lunga sotto. Questo. Mm-hmm. Ok. Ok. Dannazione. Hai presente il cugino Hit? Hai capito qual è il cugino Hit? Ok. No, Giulia ha scritto doppia funzione d'onda e adesso ci siamo. La funzione d'onda Giulia è solo la di quella, ma non importa. Ok, okay. Dicevi. Va bene, gira il libro e leggilo tutto. Before one starts in the east, est, okay. Prendi uno step. Quindi prima, non è lì che devi andare. Prima di iniziare in the east devi fare un passo, uno, in west, quindi... Aspetta. Westward sarebbe in diagonale a sinistra. Westward. Then... Perché forward è in avanti, verso westward... West. Ok. Westward. Ma porca puttana! Sei ferito una trota? Identificare il libro. Leggere tutto quanto, tradurre. Sì, facciamo prima. Facciamo prima. È Runner che prende l'iniziativa. E ho tirato iniziativa, ho fatto critico. Esatto. Dai. Gatto. Oh. Tiglit, alien. Dimmi come il gatto. Ok, no, è lui, Sandro, è lui. Perfetto. È questo, giusto, Thomas? Ok, ma adesso lo scrivo anch'io, così lo scrivo anche in chat. Ce la facciamo. Ah. Starting in the far west corner. Quindi è l'angolo ovest. One moves north thrice. Aspetta. Starting in the far west corner. Dai, sei sicuri che sia 3? One moves, com'è? 3 volte, sì. Thrice. 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 Take one step south. Take one. Scrivete in chat così non sovrascrivete. Take one steps south, sud. Sì, giusto. Dire. But not before. Before taking two steps east. Taking
Game two step. East, iced. Continue towards the eastern wall. Motivo, ma l'ho letto. Vabbè. Poi continue. Continue towards the eastern wall. The wall. Towards the. Ciao lupo. Ciao lupo. Ciao lupo. Boy. Eastern... Come la va? Come stai? Bello che appena detto non scrivete in chat. Però ormai tra spam e robe varie. Then head toward the end of it all. Then head, testa, per farti capire. Toward the end. A posto, stiamo sclerando dietro un gioco perché adesso stiamo cercando di capire come mai maledetti libri. Allora, adesso dobbiamo tradurre, quindi inizia il più lontano, nell'angolo più lontano est, giusto? Sono nell'angolo più lontano ad est e mi fa gli spuntoni. Perché? Mannaggia, chi dico io? Gatto, cugino hit, doppia funzione d'onda e casa felice. Allora. E come va? Ti è passata la febbre, Vito? Come? No, via febbre. Allora. West e ovest. Pesta sì, di gatto. Ace. Cugino. Sì. Sì. Perfetto. Vicino che leggo poco. Before one start in the east. E prima di iniziare da est. Giulia sta dice aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. And start by taking two step now. E vedi che quello che leggevamo prima c'era sempre but not before. Bisogna leggerla prima. Quello che ho detto, dovevamo leggere tutto. Sì, ma questa era un'altra cosa, ragazzi. Questo è un altro libro ancora. È un altro libro ancora. Ah, è quello che abbiamo fatto prima. Fidati. Quello che ho scritto in chat è un altro. È lo so. Adesso è questo qua. Allora. Quindi adesso questo qua dice, prima di iniziare ad est... Te lo traduco tutto, poi ne deduciamo. Prima di cominciare ad est, prendi uno step westward, ok? E westward che cosa sarebbe? Essere... Destra, west, verso destra. Westward dovrebbe essere... Verso ovest. Verso ovest. Quindi a sinistra. Poi comincia prendendo due step verso nord... Prendi un altro step verso nord, ma non prima di aver mosso uno step ad ovest. C'è un simbolo che sembra un omega minuscola, ma vabbè. West, no. Some more till one hits the wall. Quindi prima di iniziare a est. Prima di iniziare. No, aspetta. Ero arrivato a. Ma non prima di prendere uno step ad ovest. Of. Some more till one hits the wall. Quindi. Dovresti muoverti di uno finché non tocchi il muro. Poi prosegui dritto verso la porta. Però mi interessa come iniziare. Però
Allora, tu dovresti iniziare. Io ho 5 quadrati davanti a me. Formo starts. In order. Prima. Before one starts in the east. Sandro, mi leggi là per l'ultima riga. Un simbolo che non capisco. La parola che credo sia ovest. Some more till one hits the wall. E infatti scrivetelo, che non si capisce. Lo sto scrivendo. Sono arrivato. Go west. Madonna, la parola non si legge niente. E dove sei arrivato, che ti dico? Allora, take one more. Allora, te lo ricordo all'inizio. Before one starts in the east, take one step westward. Take sì. one more step north, but not before moving one step west. Go west. Mi sei saltato una riga però, Thomas. Appunto, aspetta, lo scrivo io, che così faccio prima. Take one step forward, then start by taking two steps north. Take one more step north. Eh sì, take one more step north. But not before moving on the step west. Go west, west some more. È giusto, some more till one hits the wall. Analizzate periodo per periodo. Romano, classico, medioevo. Before one stairs, sì, prima di iniziare da est, take one step westward. No, sto cercando di scrivere in chat. No, oltre la metà. Vedo che è qua in alto a sinistra, che lo vedo da OBS. Mi sto cercando gli occhi, però lo vedo da OBS. Anch'io. Non lo so. West. For moving one step west. West. Aspetta, faccio così. Giustamente. L'ho messo in chat. E le virgole rappresentano frase dopo frase. Quel punto di domanda è un go, Sandro. Lo leggo io. Ok, va bene. Non... Pensavo un omega. Omega, cosa c'entrerebbe un omega durante una frase? Sì, non so, difatti. Omega 3, allora. Prima di iniziare da est, prendi uno step westward. Io continuo a ripetere, allora, che dovrebbe essere. Dice, prima di partire a destra, prendi un passo verso sinistra, perché west è l'ovest e l'ovest è a sinistra, e poi procedi. Ok, per me devo iniziare da dove? Dal penultimo a destra, secondo me. Provo. Sandro? Sì, lo sai che deve fare cose. Ok, ci sono. Poi? È andato? Sì. Ok. Poi, due passi a nord. Ok, che ne ha fatto quello di prima e uno qua. Vediamo se è giusto. Come no, giusto. Aspettiamo che ti dice lei. E devo fare un altro. Fatto sta che ho fatto adesso e non mi sono spuntate le cose, le... Che la prima fase giù dice prima di partire da east, quindi destra, fai un passo a sinistra, quindi il penultimo da destra.
Devo fare un altro passo in avanti? Ma non allora, prima di aver fermo, fatto... Fermo un secondo. Dopo aver fatto... Da dove sei cominciato? Quanti passi in nord hai fatto? Due, praticamente. Contando quello che ero dove ero già prima. Fammi leggere, perché qua dice di prendere un altro passo verso nord, però, ma non prima, ma non before, one step west, quindi sinistra. Sinistra? E west è ovest a sinistra. Ok. Allora, west some more fino alla fine, quindi tu da, sei andato verso sinistra, continua su quella riga lì, finché non arrivi al fondo. E sono morto. Allora no, perché qua... West some more till one hits the wall. Cosa significa? Finché non colpisci il muro? Io colpisco sì. Tanto come finché non arrivi in fondo. Some more. O non è... Fino a perché che... Perché dall'idea che mi ero fatto io era tutto a sinistra e poi girato verso la porta dritto. E invece no, io ho girato a sinistra e stavo andando verso sinistra del muro, non verso la porta. Perché no, se io ho girato sono... Avendo fatto il passo a sinistra, guardando in quella direzione del passo che hai fatto, arrivare alla fine del quadrato, o rettangolo quello che è, e poi da lì, alla linea di spuntoni praticamente, e poi da lì, girando verso la porta, quindi girandoti verso destra, con la visuale verso destra, continuare fino in fondo, io l'ho capito così. Però, la vabbè, mia idea è... Ok. Teniamoci un libro, nel senso, invece di continuare a cambiare, piuttosto, muori, muori e ripetiamo il libro, sì. Adesso è quello... Stiamo... Sandro, che libro era quello? Aspetta un attimo, non lo fa interagire. Mi copio anche. It all dovrebbe essere questo. No. Dovrebbe essere... È giratino. For the door, sì, l'ho trovato. Allora, il disegno che c'è? Cercando. Comincia all'inizio con la testa di gatto appoggiata su. Ok, scusi, un hit. Ok, ok, perfetto. E quindi abbiamo detto qua. Penultimo a destra. Ok, poi 2 e 9. Sinistra. Una a sinistra. E siamo arrivati a... Ah, ecco la fregatura, perché se c'è scritto, ho saltato il punto in cui diceva fai un altro passo verso nord, ma non prima di aver fatto un passo a sinistra. Quindi fai un altro passo verso nord. Vado verso il muro. Poi. Aspetta. Sinistra verso il muro. Fine fondo, dovrebbe essere. Ok. Poi, guardando la porta, continua dritto. Alleluia! Mi ero perso la frase perché visto era quello che ti fregava, c'era scritto di andare a nord, ma l'hanno messo non prima di fare quello, quindi mi hanno aperto una porta. Oh, mi devo travestire. Scusami. Ladies and gentlemen. Che paura che è, oh. Ok, io sono in un teatro. E un tipo mi ha appena detto: signore e signori, benvenuti, benvenuti allo show. Esatto. Allora, io ho scena 1 delle maniglie. Ah, calma, calma. Scena 1, maniglie. Aspetta. Poi c'ho Bloodlight. Sto esplorando, devo vedere. C'è una botola. C'è anche la botola. Penso che da là uscirò o usciremo da qualche parte. Non me lo fa interagire. C'è un grammofono. Che bello il grammofono. Guarda il microfono. Thomas. Non ho toccato essere... nulla. Ragazzi, il fatto sta che sta trattando qualcosa. Non vedo illuminarsi niente in Discord. Io adesso parlando su. Ok, io allora ho una stanza, un castello e una corona. Aspetta, c'è un problema. Il problema è che dietro di me c'è un essere che se mi avvicino mi occulta la vista.
Sì, mi fa... Sì. Mi fa vedere molto male. E sto essere... Sembra un pennuto, una roba simile. Non so. Meglio che non lo guardo. Se vai fino in fondo da lui? Provo. Anzi, c'è. La marionetta ha finito la cena. Senza, questo è l'altro. Qui si prova finché non si muore. No! Di nuovo! Come? No! No. Ok, dai. Allora... Continua a morire, sai il percorso quando arrivi. Ok, guarda. Vlad l'impala... Ah, giustamente, perché bisognava morire dal tipo. Vlad l'impalatore. Vedi, basta vederlo una volta e mi impara a memoria. Mac. Quindi, abbiamo la scena a sinistra, personaggi che corrono, saltellano... c'è una spada nella roccia. Cose a caso. Diciamo che se non tocco il... Se non tocco il grammofono, il tipo non è... non compare. Quindi fin là. La botola non me la fa interagire. Ah, aspetta, sì. Non posso fare qualcosa. Niente. Ok. Ok, l'unica cosa a cui posso effettivamente interagire è il grammofono. Quindi mi sa che devo provare a attivarlo. Ottimo. Per una volta un castello pieno di vita. Che si muove. Ma si sta muovendo la scenografia. Vedo un'arcata. Ok. Così in mezzo. Ok. E quasi a metà. Ancora di più. Ora è al centro. Nice. Adesso se sposto questa. Ne stai spostando un'altra che sta comparendo. C'è una principe. Una regina, credo. Ok. Ancora uno step al centro. Oh, vabbè. È qua a lato. Va bene. Spostato l'arco. Aspetta, dietro l'arco c'è la forma di un castello, ok. Ok. Mentre... Ah, vabbè, tende a indicare cosa vuol dire, ok. Questa invece è la... Sono praticamente quelli che ho io prima appaiono. Sì, 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 adesso non mi chiedo. Signori, buongiorno. Buongiorno. È il re, è arrivato il re. Pia dice che c'era un'immagine, Sandro. Ah, aspetta un attimo, riavvio la... la live. Riavvio Twitch perché non mi mostrava la live. Ok. La regina se ne sta andando. Ah, sta andando la regina? No, non vedo proprio. Sì. Sono abbastanza confuso. Okay, allora, il mio suggerimento è questo.
mi sa che devi ficcare dentro molta gente. Re c'è, regina pure. Mi stai spostando un altro, se non erro. Ok, stanno arrivando i compaesani, credo. Sì, persone. Proviamo se è che sto spostando adesso. Hai spostato il re via dalla scena. Perché il re sta sul cazzo. Esatto. Estetico. Scusate, lo estetico. Thomas. Che c'è? Ok. Ah, però il tipo si sta muovendo. Quindi Eru, occhio che sto... non manca molto per la mia morte. E non sto capendo che cazzo fare. No, c'era una volta un castello con pieno di vita, quindi forse devi spostare a tal punto da avere molta gente. Per ora nulla. Prova. E spostando via le persone. Tengo qua così. Ok, stai riportando dentro le persone. Ok, perché sto capendo quali sono uno e qual è l'altro. Ok. No, che non abbiamo... usa questo. Oh no, si è seduto il tipo. Aspetta, provo a avvicinare. Volevo provare il grammofono se funzionava. Allora, tipo si è seduto per ora, quindi sembra... Quanti oggetti ci sono, Sandro? Oggetti in che senso? Quante baldacchini ci sono? Il re, ora la regina, come ora, re, regina, regina, castello, ecco. E persone. Mi manca una cosa. Questa. La regina se ne sta per andare, ma è ferma adesso. Ciao regina. No, è re, perdonami, è re, perdonami. Perdonami, perdonami, è re. Sì. Ciao re. E qual è? Stai usando questa, no? Dato? Il re se n'è andato. Il tipo si è avvicinato ancora di più, aiuto. Sono ai limiti adesso, però è tornato il re. Devo capire qual è la parte. Sì. Se mi avvicino oltre sono... Aspetta, sta subentrando qualcuno. Credo sia un cavaliere. È al centro della scena. No, il... Aspetta. Fermo. Rischia di morire. Sbagliato. Chi è andato via? Per ora nessuno. Hai spostato le persone. Il popolo. L'hai spostato di nuovo e adesso è al centro.
Ok, si è accesa la luce rossa, aiuto. No, fatti ammazzare da lui che dobbiamo capire che cosa devo aspetta, fare, che cosa devo aspetta, mettere. Aspetta, perché... abbiamo avanzato qualcosa. Aspetta. Perché si è accesa una luce rossa nel re. Ma quella l'ho accesa io. Rosso. Ah, ok. Allora mi lascia ammazzare. Così facciamo con calma, meglio. There once was a castle filled with life. Ah, giusto, ero devi... Caccio. È del caccio. Che devi fare ogni volta il percorso qua. Caccio. Quello della cosa non saprei. Tu, oltre quelle cose lì, che cos'hai? Oltre al grammofono, cos'hai più? Nulla. Cioè, ho la botola, ma mi dà la possibilità di interagirci, ma una volta che premo non mi fa nulla. Perché io, oltre a queste manopole che ho qua, quindi che ti metto tutti i tizi dentro, non ho nient'altro. E poi devo attivare la scena. Ok. Porta aperta. Quindi ladies and gentlemen, prima che possa toccare il castello, cioè scusami il grammofono, studiati cosa può esserci là. Prova a toccare nel caso, vedere se funziona qualcosa. Con il grammofono spunta il volatile lì. Sì. C'è nulla. Torto. Allora, dice un castello molto felice, giusto? Sì, pieno di vita. Dove mettere il castello e ho visto il re. Ora il re se n'è andato. Puoi mettere il castello con i tizi, giusto? Sono entrate le persone e adesso sono al centro. Il popolo. La regina sta arrivando. No, la spada. Per ora non vedo nulla, aspetta. C'era un angolino di qualcosa, ma non ho fatto in tempo. Ok, dovrebbe arrivare la regina adesso. Allora! Devo mettere Chiaro. Questo valore. Spostando le persone, se ne stanno andando via. Ciao persone. Hanno un sistema di minchia queste cose, posso dire? Sì, immagino. Ok, immagino. Allora, questa? Sposto questa cos'è? Sto sentendo spostarsi qualcosa, ti dico mo che arriva. Se arriva. Non vedo arrivare nulla. È arrivato un eroe, la spada, il re con la spada, se ne sta andando adesso, no? Se ne sta andando. Devo spostare il castello, dove caspita è il castello? Dove essere questo. Sì, sta arrivando. Adesso è al centro del castello. Giusto? Ah, vedi il grammofono? Se attivo il grammofono. È scomparso tutto. È arrivato il piccione. E c'è la luce accesa e basta. Quindi il castello felice, quindi
pieno di persone. Allora, adesso mettiamo, castello con re e regina. Castello in mezzo. Sta arrivando il re che adesso è al centro. No, no, quel re. Ok, questo è mezzo sanguinante, brutto, patapim patapam. Quindi quello centrale è il re. Questa dovrebbe essere la regina. Le persone. E adesso sono al centro. Ciao persone. La domanda, se io faccio direttamente questo... Sta arrivando il re. Credo che c'hai il burattinaio caduto. Sì, 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 mi sta, sta facendo delle evoluzioni magiche. Ok, il re è tutto wow, è mandarino. Vabbè, è la regina. La regina, ok. Lei invece è schifata. Non so cosa. Perché mi dà sbagliato? Ciao re, il re se ne sta andando. Allora, c'è la luce rossa. Non è che abbia a che fare con il... come rossa. Si chiama? Sì, la luce che hai attivato prima, che mi hai detto che avevi attivato. Eccolo re, quello con la spada. Prova a spostare il re con la spada ancora a sinistra, fino a che ti dico io. No, dall'altra parte. No, quello è il castello. Lo so, mi sto... Ok. Mamma mia. Adesso hai il re in mezzo e il castello leggermente a sinistra. Castello in mezzo, re in mezzo. Oh, not light. Luce rossa, ok, sposta. Siamo tutti, no? Uno. Sposta il re verso sinistra. No, no, non posso, più di sinistra non posso, no, non va di là. Ah, ok, non va. Ok, c'è il re con la spada vicino al castello e ci sono le persone dietro. Allora, è quello che dico io. Dice il castello felice, di nonno felice, giusto? Sì, sta arrivando il re quello normale. E dall'altro lato... Il castello è tra la regina e il re. Chiamala così. Il popolo se ne sta andando, ma il popolo sta tornando, attenzione, molto felice. Il re sta, aspetta, spostalo, beh, vai, vai, vai. No, non posso, vabbè, vabbè, di tanto non va. Ok, vado a fanculo re assassino. Allora, assassino. Dico, il grammofono dice... La regina se ne sta andando. The ones, ones, castles, giusto? Quindi, se the ones who wants castles, le persone se ne stanno andando. Le palle. Allora, hai il burattino attaccato alle chiappe? Sì, 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 lo so. Hai sentito il rumore? Già. È andato via? È il re. Il re. No, aspetta, non ci, ci sono solo il popolo e il castello. There once was a castle filled with life. Se ne sono andati tutti, c'è una musica molto intrigante. E se n'è andata. Però ci sono delle luci rosse adesso. E il burattinaio è ancora alle mie calcare. Adesso di nuovo il grammofono che mi serve la scena 2 adesso. Ok, c'era un re con la sua regina, quindi re e regina. Re e regina. Re e regina. Dai che se la facciamo, amico mio! È un po' di come spudire pepe al culo. Re e regina. E
Penso sia il re giusto. Re è arrivato, regina sta arrivando. Ok. Ah, spostato. Wrong. Il burattinaio si è seduto. Scusa. Forse devo andare più vicini, probabilmente. No, 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 che li sposti dall'altra parte. No, 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 sta andando via. Re. Non è che serva l'altro re. Non è che serve il castello? Ah, in effetti. Scusa, schiaccia il grammofono. Schiaccio il grammofono. Hai detto? C'era un re con sua moglie. And there live a king with his wife. Live? La regina deve avvicinarsi a tutto. Prova a togliere anche il castello e mettere... il re assassino. Che? And there was a king. Non capire! Non capire neanche io. And there live a king with his wife. Anche per Dio che è questo. Sono andati via per solo. Si è avvicinato il burattinaio. Dato che si è scurata anche a me la cosa. Attenzione, tornate le luci belle. No, ok, no. Luci. Adesso? Allora, adesso ci sono il re che se ne sta andando via e il castello che è in mezzo. Solo il castello c'è adesso, giusto? C'è solo il castello. Che sta andando via il castello? No. Allora, centrale castello, destra e la colonna. Stai cambiando quello, si dice. No. Levando il castello, che è in mezzo. Vedo una punta di regina che sta... che è lì. Il re è arrivato. Vediamo quali termini. Il castello fa ciao ciao con la marina. Ciao castello. Ah, che sto facendo un paio di prove, che sto cercando di capire un attimo una cosa. Immagino. Allora. Vediamo questa, passare dietro. La regina sta arrivando. Allora, quindi abbiamo capito, dobbiamo mettere il castello. Andro, mi senti? Sì, 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 ti sento. Castello. Hai già fatto? Ah, ok.
Ladies and gentlemen, welcome to tonight's feature show. Prima che io avvii il grammofono, tu puoi fare le varie prove, ok? Was just filled with life. Forse perché erano andati via. Allora, castello pieno di vita. Prova. There once was a castle filled with life. Bene, adesso. Scena 2. There lived a king with his wife. Quindi il re. No, il re assassino, no? E il re è arrivato? Tua moglie. Allora proviamo così. No. Prova con il castello e poi proviamo con le persone. Se no. No, hanno un tot, sia, non possono andare più. Andate avanti. Poi? Tutti erano felici, tutto andava bene. Erano felici. Castello. Castello, persone e re regina. All together. All together. All together e felice. All were happy and all was good. Okay. What? Until the king killed all the good. Quindi via il re buono, entra il cattivo. Tizio. Però adesso until the king killed all the good. Macello. Cosa? Adesso? Standing blood e proudly said, quindi è da solo. Prova forse a accendere le luci, quella rossa. No, ok. Forse solo al castello. Castello. Prova a togliere la luce rossa. Sì.
Il castello? Castello, sì. Lo stai baciando? Che cazzo stai facendo? No. Guarda, come è che dice? Eh no, sei da solo, no. Standing in blood, he proudly said. Standing in blood, sarà bloodlight. Proudly, he said. Aspetta, fammi fare una cosa. Fammi togliere quello cattivo e mettere quello normale. Vero, giusto. Tipo sei seduto. Ti fisso. No, sta entrando la regina. Oh, scusa. Stiamo disturbandolo al suo sonno che dura un po'. Standing. E anche effettivamente dentro la luce rossa. Ok. E anche standing. Standing in blood. Nice. Si è aperta la botola. Come si è aperta la botola, ma non. Ok. Sai che fa fare? Un cancello che si apre col peso. Però aspetta, a me si è aperta la botola, ma non mi fa entrare. Stai sopra la botola. Caccia esc. No, esc. Però. Vedi un quadrato, vedi un buco, qualcosa? Nada de nada. Niente, sto continuando a provare a premere. Un grammofono forse? No, niente. Proviamo. Facciamo alzare. Come se fosse bloccata, cioè mi sono messo di sopra e è andato poi dopo. Fermo un attimo, sto fermo. Caccia dove c'è il buco. Niente. Adesso mi ha fatto andare. Ciao Sandro. Ciao. Sei un nano. Sei qua. Parlando Mister T. Ciao Sandro. Ciao. Bello. Abbiamo finito il gioco, quindi. As I step back into the freezing cold, I wondered. Was there another way? Oh, finale giusto. Questo sacrificio è stato necessario? Bastardo, mi hai sacrificato. Si è abbandonato lì. Dio per sempre. Stiamo andando avanti per vedere se c'era qualcosa per poter aprire il cancello. Bene, sono. Ho finito in one shot. Bravi ragazzi. Eh sì. Siamo stati un po'. Abbiamo messo un pochino. Esatto. Bene. E questa avventura è stata fatta. Ce l'abbiamo fatta. Sì. Intanto tolgo la connessione. Prossima la facciamo. Not bad. Ma che fa? Capitolo 2 prossima volta. Guarda, se piace, perché no? Bella. Ma il live ci sta. Mi sa che è la voce fuori campo, forse che non è il masso. Lo vediamo. Però ha aiutato molto. Fatta. Cosa dicono i ragazzi della chat? Piaciuto?
chat che dice è piaciuto, vabbè ti l'ha visto dopo. Mi è piaciuto. Bello, no, bello, cioè, bello. Tipo un vocale tipo fanfara di Final Fantasy per Vittoria, no? Sai che... scusami. Wow. No. A chi facciamo il Raidozzo? Ci sarebbe già. Giusto lì, no, secondo te che a seguire su Twitch. Just è qui con noi. Andiamo da Giustolone? Andiamo da Giustolone. Da Giustolone che sta giocando a Tekken, sì. Ma che belli personaggi. Vai tu, Thomas. Oddio. Cioè, dai, fai il comando. Fai tu, Sandro, dai. Aspetta un secondo, però sono da telefono, devo prendere la... dal punto di vista di Sandro, così da sapere come fa, comunque come fa di più. Ma io sinceramente non lo vedevo. Cioè, ce l'ho su OBS, ma non vedo una cosa così piccola. Bene, ragazzi, ci vediamo come al solito domenica con l'Omega Horror. Quindi buonanotte, grazie di tutto, buonanotte. E ci vediamo alla prossima. Ciao. Ricordate che se siete bloccati da qualche parte, di non usare le radio. Ragazzi, se siete bloccati da qualche parte, di non fare le cose assieme a me, perché sennò vi lascio indietro. È vero. Sì, quote, confermo sto scrivo. Buonanotte a tutti, ragazzi. Buonanotte. A te.